Ciao a tutti, oggi prepareremo il liquore mandarinetto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 14 giorni per la macerazione. Gli ingredienti sono alcol per alimenti, mandarini verdi, acqua e zucchero e una boccia per macerare. Diamo il via alla ricetta. In questa prima fase non utilizzeremo il Bimby. Dopo aver prelevato dai mandarini la buccia, avendo cura di non portare via la parte bianca, che risulterebbe molto amara, andiamo a mettere all'interno della boccia le bucce dei mandarini. E andiamo a versare all'interno l'alcol. Chiudiamo la boccia e andiamola a posizionare in un luogo fresco, asciutto e al buio per 7 giorni, avendo cura ogni giorno di scuoterlo. Ci vediamo fra 7 giorni. Trascorsi i 7 giorni che abbiamo lasciato ammantecare le bucce dei mandarini all'interno dell'alcol, adesso le andremo a riprendere e formeremo il nostro sciroppo. Mettiamo nel boccale lo zucchero e l'acqua. Lo facciamo cuocere per 8 minuti, 80 gradi, velocità 1. Il nostro sciroppo è pronto, lasciamolo raffreddare del tutto. Una volta che si è raffreddato del tutto il nostro sciroppo, lo andiamo a versare all'interno della boccia. Andiamo a chiudere il tappo, lo amalgamiamo e lo lasceremo macerare per altri 7 giorni, sempre in un luogo fresco e asciutto e al buio. Ci vediamo fra 7 giorni. Siamo ritornati dopo altri 7 giorni di macerazione, adesso andiamo a filtrare il mandarinetto e andiamo a imbottigliarlo. Liquore mandarinetto. Consigliamo di berlo freddo. Grazie e alla prossima ricetta.